2021, siamo nei nostri studi con l'avvocato Gianfranco Di Sabato del Foro di Foggia. Oggi parleremo di una problematica importante. Ci ha detto che la mancanza di personale negli uffici del giudice di pace di Manfredonia. Ma perché è importante questa problematica? La questione importante è che rischiamo la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Manfredonia. Così come hai detto giustamente, c'è una mancanza di personale che rischia appunto di indurre alla chiusura. Mi spiego, la pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Manfredonia prevede 4 impiegati, un funzionario di cancelleria, un cancelliere, un messo e un amministrativo. Qualche mese fa è andato in pensione il dottor Rizzi, che era il funzionario di cancelleria. Preannunciando peraltro la propria pensione alle amministrazioni che si sono consorziate per la gestione economica dell'ufficio del giudice di pace, stiamo parlando di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Isole Tremiti e Zapponeta, certo. Dicevo, preannunciando la sua prossimità alla pensione, facendolo con una PEC del marzo del 2021 e chiedendo appunto che si procedesse alla sostituzione della sua figura. Questo non è accaduto e siamo al mese di ottobre del 2021, quando il dottor Rizzi oramai è andato in pensione, e abbiamo appunto la carenza del funzionario di cancelleria. Funzionario di cancelleria è il più alto in grado ovviamente della cancelleria, quindi dell'ufficio del giudice di pace, sottoscrive degli atti che gli altri impiegati non possono sottoscrivere. Certo. Nella fattispecie, qualche giorno fa ha dovuto prendere un congedo parentale anche il cancelliere, e quindi sarà fuori dalla cancelleria per 30 giorni. Questo ha significato che ovviamente tutte le attività del giudice di pace si sono bloccate. Ma non solo, rinvii lunghissimi, non solo per le udienze che erano previste e che sono già calendarizzate per il prossimo mese, ma anche per quelle che dovranno essere iscritte a ruolo, che ovviamente, mancando i cancellieri, non potranno essere iscritte a ruolo. Il problema dov'è? Consta il fatto che l'ufficio abbia interessato il comune di Manfredonia per chiedere appunto la sostituzione del funzionario, ma il comune di Manfredonia, cosa che è ben nota, è carente già di per sé di personale, quindi non ha da distrarre altri funzionari amministrativi all'ufficio del giudice di pace. È ovvio che ognuna delle figure che fa parte del giudice di pace è assolutamente assente, soprattutto quella principale, che è appunto il funzionario di cancelleria. Questo significa che per il numero di cause che si celebrano annualmente in quell'ufficio, sia in sede penale che in sede civile, anche la carenza, la mancanza di uno solo degli impiegati può provocare, anzi provocherà quasi sicuramente la chiusura dello stesso ufficio. Lei ha parlato di quanto sia strategica questa cosa, perché si rischia la perdita di uno degli ultimi presidi di legalità, diciamo, del territorio, perché ha parlato giustamente dello scioglimento del Consiglio Comunale, quindi quanto è importante questo ufficio. Assolutamente sì, siamo in un territorio, in un comune che ahimè è stato sciolto, la cui amministrazione è stata sciolta per mafia, detto in maniera assolutamente atecnica, e stiamo rinunciando all'ennesimo presidio di legalità, perché questo è l'ufficio del giudice di pace, è un presidio di legalità, e stiamo ancora una volta facendo un passo indietro in un territorio dove in molti si riempiono la bocca con questo termine, ma stiamo ancora una volta in maniera passiva rinunciando all'ultimo baluardo di legalità sul territorio. E quindi è assolutamente da scongiurare una condizione. E proprio per questo chiediamo all'avvocato Di Sabato qual è la sua proposta. Non diciamo una soluzione definitiva, ma una proposta per tentare di arginare questa problematica. Io ritengo che una soluzione si possa adottare, diciamo, relativamente facilmente. Nel senso che ovviamente è una mia valutazione che esula dai tecnicismi poi amministrativi.
Il consorzio, come dicevo, per la gestione economica dell'ufficio del giudice di pace prevede che il comune di Monte Sant'Angelo e gli altri comuni contribuiscano economicamente a questa gestione. Il comune di Manfredonia contribuisce invece materialmente all'impiego del personale. Tant'è vero che i quattro impiegati che fino ad oggi erano appunto distaccati presso l'ufficio del giudice di pace di Manfredonia sono tutti dipendenti del comune di Manfredonia, in forza di quello che prevede, il decreto legislativo 156 del 2012, che mette a carico dei comuni le spese economiche per la gestione degli uffici. Quindi dicevo, il comune di Monte Sant'Angelo, che contribuisce per circa 30.000 euro a questa gestione economica, che è pari più o meno alla spesa per il mantenimento del funzionario amministrativo, potrebbe distaccare un funzionario dalla propria pianta organica e distrarlo per un periodo temporale. Ovviamente la stessa cosa potrebbero fare gli altri comuni che fanno parte, rientrano nel consorzio, ma non sarebbe identico impegno economico, in considerazione del fatto che ovviamente contribuiscono in maniera notevolmente ridotta rispetto a quello che fa Monte Sant'Angelo. Questa è una delle soluzioni. Il discorso è che occorre trovare una soluzione immediatamente, perché siamo in una fase di assoluta emergenza, sia per quello che sta succedendo nel nostro territorio, sia per il fatto che per addestrare un funzionario di cancelleria occorrono 3 mesi. Questo significa che se anche domani dovessimo individuare il soggetto da addestrare, ci vorrebbero comunque altri 3 mesi per la formazione, per metterlo nei ruoli. Perfetto. Allora, noi abbiamo lanciato la problematica, abbiamo lanciato una possibile l'importanza, diciamo, di questa assenza, di questa, diciamo, carenza di personale all'interno dell'ufficio del giudice di pace di Manfredonia, ma soprattutto abbiamo dato una possibile soluzione, una proposta per arginare questa problematica. E ringraziamo per questo l'avvocato Gianfranco Di Sabato del Foro di Foggia e buongiorno alla redazione di Stato Quotidiano. Buona giornata.